Aro che rorembondembondem. Datemi una donna. Come il signor Hitler, lei è un fan di Van Gogh. Aspetti che le taglio anche un orecchio. Considerando che mi sta venendo un pochino a noia la vecchia inquadratura dei video, presto valuterò l'idea di rivoluzionare tutta quanta la stanza. Bene ragazzi, questo è Epmi e bentornati in questo nuovissimo videogioco sul mio canale. Il suo nome è Barbershop, un videogioco dove dobbiamo fare noi i barbieri. So già che mi pentirò di registrare questo video. Non ho indossato questa cosa per caso, ma c'è un motivo ben specifico. Quando gioco ad un videogioco mi piace immedesimarmi al 100% in quello che sto facendo. Rimbocchiamoci le maniche. Volevo mettermi la schiuma da barba, ma è successo questo. La situazione è questa, si è rotta la schiuma da barba e come vedete devo utilizzare un oggetto per spremerla e farla uscire. Se all'inizio pensavo che fosse una pessima idea farlo, adesso penso che sia una pessimissima idea. Comunque devo farlo perché ormai ho iniziato. Non si torna indietro, questa è più che sufficiente. Poi dicono che gli youtuber non si sporcano le mani, andate a dirlo a qualcun altro. Il barbiere di Siviglia. Sì, guarda quanto sono fresco, sì. Credo che mi sia entrata nel naso. Houston, we got a problem. Fortunatamente sono stato previdente e ho portato un asciugamano da lavare. Questo significa che adesso mi pulirò le mani qua sopra. Magia! Le mani sono pulite, la scrivania un po' meno, ma con questo addosso perlomeno non sporco la felpa dei mates. Link in descrizione, unico sito ufficiale. Iniziamo questo video che già mi sento molto, ma molto strano. Nuovo gioco. Scusate, siamo chiusi. Ah, ecco, sarà bene. Ho fatto tutto sto casino, siete chiusi, vi metto le mani addosso. Ma se siamo chiusi, com'è che c'è già un paziente seduto laggiù in fondo? C'è qualcosa che non mi torna. Ma buon salve! Ah, ora ci divertiamo. Oggi le faremo un taglio molto speciale. Lasciamo un pezzo di basetta che fa figo, vai così. Poi andiamo... No! Ops, ho miscliccato e allora mi sa che a questo punto dobbiamo... Oh mio Dio, è difficilissimo. Facciamo così, rimuovi la basetta, la parte sotto gliela lasci, la parte laterale via. Il barbiere di Siviglia chi? Non so se questi peletti piccolini si possono levare, secondo me no. Finish! Performance altissima, taglio altissimo, pollice in su. Adesso raga, pollice in su immediatamente. Meno 5 dollari perché scusa, per quale motivo? Posso già iniziare a comprare la prima lametta? Scusate ma sbaglio, questo tipo si era appena tagliato la barba. Mi sa che abbiamo un problema. Taglia, taglia sotto, vai. Ci sono quei pelucchi lì che non si vogliono staccare. Per quale motivo? Così posso levare anche tutti i peletti, quelli piccolini. Ora viene perfetto il taglio. Ma Wolverine chi? Cioè questo è un uomo del 700, è bellissimo. 50 dollari minimo. Ma come non ti piace? 50 dollari davvero? Ho già fatto successo nella mia vita, raga. Non posso tagliare sempre la stessa persona. Sapete cosa? Questo gliela leviamo tutta. Mi sa che gli ho tagliato un orecchio, ma da almeno 5 dollari. Guardi il lato positivo, sua moglie non lo riconoscerà così. La faccia come il culetto di un bambino. Che cosa vuole di più dalla sua vita? Barba perfetta. C'ho in mente io un taglio perfetto, ragazzi. Cerchiamo di non fargli male. Facciamo un qualcosa di spettacolare. Mister Capretta. È bellino, ho fatto anche velocemente. Direi che è un taglio perfetto questo. 70 dollari. Mi sa che gli è piaciuto allora. Facciamo l'upgrade alla lametta. Ma sì, perché no, va? Quello piccolino per fare i dettagli, interessante. Se dobbiamo fare i dettagli ci penso io. Una bella strisciata qui nel mezzo. Lupo Lucio può accompagnare solo. Forse non me li farei mai così, anche perché non ce li ho. Però è carino. Perfetto. F. Ma era bello. Ti chiameranno Mister Basettone. Sì, meno 5 dollari un cavo. Paghi tutto te dopo. Lo facciamo uscire in questo modo. È molto particolare. Ma che vuol dire che mi pagano così poco? Voglio una votazione su tutti i tagli poi. Ti piace la musica, caro mio? Dovete sapere che tutti quanti i barbieri vogliono sempre chiacchierare un sacco. Diventerai un cantante vecchio stampo. Se ho capito bene dobbiamo fare tutti i tagli che ci troviamo nella destra dello schermo. Mi pizzica la faccia però. Tripla corona. Proviamo a fare qualcosa
casa dove gli lascio tutta la barba intorno e la parte sopra dei baffi, mentre tutto il resto lo togliamo. Come se la barba gli facesse da contorno d'avviso. Questo forse è uno dei tagli migliori che ho fatto fino ad ora. Oh mio Dio, mi sono appena reso conto di una cosa assurda. In basso a destra c'è il taglio che vorrebbe. Dobbiamo impegnarci un po' di più allora, non avevo capito. Questo qua di adesso vuole il taglio che ho fatto a quello di prima. Direi che ci siamo, bene o male, no? Infatti obiettivo centrato a pieno, la metta al massimo, gradimento al massimo. Oh la madonna, $85. Lui vuole tutti quanti i peli, tranne nella parte sotto che vuole tipo un pizzettino, come da lei richiesto, messere. Sono qua per esaudire i suoi ordini. Direi che ci siamo perfettamente. Via, sono troppo bravo. E quando uno è troppo bravo, la fine che fa è questa, far carriera. Ops, c'è un problema però. La barba la voleva fatta col rasoio, non con la lametta. Mi dispiace. Sta storia del pizzetto davanti, mi sa che devo farlo un pochino più piccoletto. Qui purtroppo se sbagli di un pelo va via un chilo di barba, eh. Very good. Dobbiamo semplicemente fare così e mandarlo a casa. Tra poco ci compriamo il super rasoio e facciamo delle robe pazzesche. Ops, non voleva tagliare i capelli, chiedo scusa. Troppo semplice questo gioco per il sottoscritto. $85 meno 15. Ma vattene. Datemi una donna. Lui vuole una cosa del genere, quindi lo accontentiamo ovviamente. Tra un po' arriveranno anche i tagli più improvvisati, ve lo dico, eh. Che dura però che deve essere la vita da barbiere. Qui lo lasciamo tutto quanto in questo modo. Sotto gli lasciamo la barbetta. Sarà difficile piuttosto rasare la parte questa qui centrale senza combinare dei guai. Ci vuole un po' di tempo. Se non si vogliono commettere errori, bisogna fare le cose con calma. Qua sotto sembra che gli tagli la gola, comunque assurdo. Ha sbarbato. Come vi faccio belli io? Nessuno in tutto il mondo. È ovvio che dovete pagarmi fior di quattrini. Abbiamo i soldi per comprare il rasoio più costoso in assoluto. Il rasoio dorato. Splende e luccica. In primis facciamo una cosa del genere. Guardate quanto va bene questo coso. Che benessere. Una volta pulito tutto quanto, prendiamo la mini lamettina per sistemare i dettagli che vuole lui. Vuole essere pulito intorno alla bocca? Non c'è problema. Un lavoro così pulito, neanche col detersivo lo facevi. Bono, è quello che hai chiesto te. Se poi non ti piace, è un problema tuo. A Freddie Mercury. Ecco qua. Un taglio come da lei richiesto. Perfetto. Come signor Hitler, lei è un fan di Van Gogh. Aspetta che le taglio anche un orecchio. Ma come obiettivo centrato? Non ci incastra nulla questo taglio con quello che mi ha chiesto, raga. È giunto il momento di improvvisare. Sì, guarda quanto sei fresco. Va bene così. Mi ha pagato di più di tanti altri tagli. Proviamo a lasciare solamente il baffetto adesso. Guarda. The Walrus. Sarebbe tipo il tricheco o qualcosa del genere. Fare per bene le basette a punta del baffo è difficile. Boh, direi che ci sta. Sono $150,000. Grazie. Lui vuole la piccola rasatura al centro. Qua sotto un po' di pelucchi. Oh, ho portato via tutto. Mi spiace signore, per il suo taglio deve ripassare tra un mesetto. Prego. Ops, scusi ma mi sono leggermente macchiato di schiuma. Avete mai sentito l'odore della morte così vicino a voi? Va bene, la smetto. State richiedendo dei tagli troppo classici. A me piace improvvisare ma fare comunque cose belle. Beccatevi sto taglio. Piccola fossettina qui a sinistra, fossettina a destra parallela, il baffetto sotto, direi che ci siamo. A me piace. Cioè questa musica è anche da assuefazione. Oh, $50, raga. Arogero rainbow dem bom dem. Nana gambo rainbow dem bom dem. Yura gambo dem bom dem bom dem. Tanto i soldi li fa la boutique. Boutique, boutique. Ma se questo lo lascio così, non gli taglio niente. E mi ha pagato $35. Sono curioso, prendo il rasoio, faccio così. L'opposto di quello che voleva, $50. Mai pensato di fare i soldi così facilmente nella vita. Ti voglio fare metà faccia fatta e metà faccia non fatta. Ho sbagliato, maledizione. La parte inferiore della faccia è difficile da tagliare. Perfetto così. Ti rendete conto di cosa ho fatto? È bellissimo. È una figata. Cioè io uscirei così, ma chi se ne frega. Non posso farlo perché non ho la barba, ma ce la farei. Ho una super idea adesso. Creiamo due livelli di taglio. Rasiamo la parte in basso a sinistra e la parte in alto a destra. Mix perfetto con il quale ogni uomo vero vorrebbe uscire di casa. Potrebbe essere considerata arte moderna, io ve lo dico. E mi paga 50
dollari. Sono una fabbrica di quattrini, vai. Qua dovrebbe mancare solo un piccolo tocco di classe. Vai così, alla grande. Ma questo va bene così, lei non deve neanche tagliarsela la barba. Questo tizio passa la sua intera vita dal barbiere, è incredibile. Nessuno ci pensa mai, alle controfigure usate nei videogiochi, poveraccio. Non volete che lui abbia una vita come tutti gli altri? Più fai le cose a caso, più ti pagano qua, è incredibile. Guardate quanti soldi che ho nella mia cassa là dietro. $1000 da parte, ci compriamo questo aggeggio qua, che non so che cosa sia. La pittorina del barbiere. Paura della morte, Potter. Ti cavo un occhio se non stai attento. Questo si chiama il taglio a stelle e strisce. In realtà sono solamente strisce perché le stelle non le so fare ancora, ma sto imparando, Però è cool, very cool. $50. Sono palesemente il barbiere più bravo riconosciuto al mondo. So dare un senso a tutti con un non nulla. Guarda, faccio così, gli levo il peletto extra, tac. Sei a posto così, $50, avanti un altro. Tu cos'è che volevi? Rifarti un attimo qua il lato? E dai, ti ho anche tagliato un pezzo di guancia. Ho completato quasi tutti quanti i look possibili. Questo qua mancava alla lista. Troppo difficile, dai. Questo lo chiameremo il Freddie Mercury alternativo. Che qualcuno dovrebbe volere un taglio del genere? Sentite raga, mi sono rotto i coglioni. Si poteva cambiare radio? Io lo scopro adesso? È mezzogiorno, vado a mangiare. Ho bloccato tutto. Cari amici, direi che questo video di oggi termina qua. E state attenti perché ho un rasoio in mano. Se vi è piaciuto vi ricordo di spolliciare, commentare, condividere. Era un video un po' particolare. Se ancora non avete iscritto al canale, ci vediamo al prossimo video. Basta, per tutto. Cavolo, mi sono dimenticato la bandana da barbiere. Ecco perché è andata male. Avrò sulla coscienza solo 50 clienti.